dopo 23 ore e 30 e percorrendo 100 km finalmente ho raggiunto il Teatro Massimo, partendo dal Torre di Vigny, la punta più estrema della mia Trapani. Ci ho messo 23 ore e 30 per raggiungere il mio massimo. E allora, simbolicamente, non potevo non scegliere questo spettacolo. Oh, il tratto più impegnativo è stato anche un errore di valutazione nel scegliere la strada, a tratti anche spettacolare, che raggiunge Monreale attraversando una catena montuosa pazzesca. E ho rischiato quasi, non dico di mollare, ma ho avuto paura di non arrivare a termine e di sicuro non nel tempo stabilito. Ero lì che andavo avanti strisciando i piedi per terra. Inoltre avevo uno zaino con un equipaggiamento anche troppo pesante, perché avevo con me due GoPro, delle power bank, e a differenza di un evento organizzato non ci sono i punti di ristoro e nemmeno il personale sanitario, quindi avevo nello zaino tutti gli spuntini e l'alimentazione e l'integrazione dall'inizio alla fine praticamente, quindi uno zaino stracolmo. Come ho detto qualche altra volta, volevo spiegare come non li ho preparati, perché ci sono riuscito semplicemente perché ho avuto un team di credo una ventina di elementi tra gli amici più intimi e i miei familiari, che per alcuni tratti mi hanno tirato per i capelli, che non ho, per altri mi hanno incitato e divertito e intrattenuto, perché è dura, è davvero dura, sembra semplice. Paradossalmente, per i più preparati, correre 100 km è più semplice che camminarli, perché un buon atleta può terminare un'ultramaratona abbondantemente sotto le 10 ore, chi va a camminare per 24 deve rimanere un giorno e una notte senza dormire e continuamente in piedi camminando, quindi è una gestione delle risorse totalmente differente. E questa avventura mi ha lasciato proprio quello che cercavo all'inizio, la consapevolezza che abbiamo alcuni limiti che sono solo immaginari. Questa volta ho lanciato una sfida a me stesso abbastanza impegnativa, però possiamo farlo con molto meno. Ho un colpo in canna che solo il lockdown mi ha fermato, ed è un tour Spacca Italia, che in realtà chiamerò Tutto Rossi Uguale per dargli una connotazione più di aggregazione. Parto sempre dalla famosissima Torre di Vigny della mia Trapani per raggiungere il confine austriaco, quindi proprio chiudo una zip, una cerniera, chiudo l'Italia con una zip, una cerniera. E lo faccio, come in questo caso, non da un amatore avanzato, perché io non sono un ciclista, non ho la gamba né una bici idonea a fare questo tipo di percorso.